È l'anima cattiva. Eh sì, nella canzone di Twilight. Che cacchio di... Sto scherzando! Olive! Freddy Krueger è arrivato qui! Con la sua bellissima maschera, che poi in realtà la sua non era una maschera, ma vabbè. Qui è una maschera, cari ragazzi. Parti superiori, parti superiori, parti superiori. Io ho comprato queste maschere qui, quelle da clown, che questa sembra quella dell'Italian Anthropo'. Questa e poi questa, che è comunque bella, sembra quella di It, il pagliaccio assassino. O Pennywise. Ma questa potrei anche mettermela. Niente, niente. Ringappuccetti, Couscous Clan. Madonna, questo è inquietante, ti fissa negli occhi. Madonna, mi mangerò tutti. Eh no, magari oggi ci mettiamo questa, zucca maligna. Ole, sono con una zucca in testa. Non mi chiamare perché sennò vengo laggiù e te spacco la gamba. Cioè ti infilo una vera zucca in testa e te la faccio mangiare. Che bello, davvero? No! Che bello, davvero? No! Allora, cari ragazzi, quello che faremo oggi sarà entrare nel garage, che poi ce l'hanno distrutto, peccato. What the fuck? Peccato, aspetta, fatto che c'è stato un lag improvviso così. Non ho capito cosa è successo. Già si era conciato malissimo. No, è vero. È vero, lo devo... Devo chiamare l'assicurazione, me lo devo far prendere, devo andare all'assicurazione. Tutto non gira all'intenzione, che mo... No, gira l'intenzione. Va, va, va. L'assicurazione. Allora, vedi, assicurazioni. Tanto, sono assicurato con quella macchina. Cioè, è il mio carro funebre. Come vi siete permessi? Beh, allora richiediamo tutto e... Che devo fare? Devo fare due giri all'intenzione. All'intenzione di fare un altro giro. Guarda la mia zucca. Guarda. Guarda come sono carino. Madonna. Adonè. Adonè, vieni. Ti voglio mangiare. Oh, no. Come no? Sì. Che manovre, che manovre. Manovre d'Urbans. Porca miseria. Ah, veloce. L'anima tua. Ecco, e io giustamente dove vado? Dove vanno i poliziotti? Non è che vedo il radar, lo vedo meglio. Vedo il radar nella sua semplicità, nella sua onestà, nella sua vita di radar. Guardate un po', se io devo fare i fatti miei e questi mi devono rincorrere. Cioè, non lo so, non hanno altro da fare. Magari vi levate. Oh, finalmente. Tu che caspita vuoi, non lo so. Andiamo, cioè, vado a recuperare i miei veicoli. Che dove si trovano? E che poi si trovano da queste parti, Cioè, l'assicurazione da queste parti si trova. Allora, può darsi che non prende il telefono. Vediamo un po'. O forse è l'assicurazione che non ha capito ciò che voglio fare. Oh, forza. Tutti gli operatori al momento sono impegnati. Grazie. E a che ora dovrei ritornare? Allora, catanite. Hanno detto che dovrebbero esserci i nuovi vestiti. Cioè, le nuove magliette, voglio dire. Forse integrali. No. Mi scordo sempre che quelli integrali sono quelli lì. Sì, ma ragazza, io cerco delle magliette normali, Parti superiori. Vabbè, alla fine in parti superiori parliamo, Speciali, forse. Sì, erano questi. Ok, quindi questa è una Zombie Liberals. La tua sicurezza è qualsiasi cosa. Guarda un po', prima vi stavo chiamando proprio perché mi serviva il vostro aiuto, Allora, abbiamo questa. Sembra un po' lo stile, sapete di cosa? Di Adventure Time. Twilight Knife. E poi Psycho Swingers. Fatta pure notte, per dirvi. Ah, tra l'altro mi è uscita la notifica che quest'auto è una delle auto che il giovanotto, come caspita si chiama lui, Simon Simeon. Vabbè, Simeone, va? Qui la devo andare a modificare e poi portare al porto. Per Simon. Per Simeone. Come caspita ti chiami a te? Facciamo sto lavoretto. Io non so proprio come ritornerò. Spero di trovare una macchina da quelle parti.
perché sennò subito devo dire la verniciatura. Mettiamo una vernice normalissima, possibilmente una di quelle che costa poco. Facciamo graffite, va. Vai, esci. Mo ne abbiamo di strada da fare, eh? Vorrei fare meno danni del solito. Poi le ultime parole famose, faccio tutti i danni e poi ciao. A proposito di auto, volevo prendere in effetti il nostro carissimo carro funebre e vedere se ci sono delle modifiche. Penso proprio di sì. Brum brum. No, ma spiccava il volo. Ma oh, prova più tardi. È solo le 5. Ma mo dovete rispondere, sulle 6:20. Vediamo dove prende meglio, va? Sarà che per questo. Solo che hanno detto, cioè a sto punto non doveva rispondere nessuno, cioè mi doveva buttare giù direttamente la chiamata. Due tac. E vabbè. Cioè sta a vedere che io devo perdere tempo per ste stupidaggini. Non si alzano più mo le tacchette. Si è sfasciato il telefono, mo. Oh raga, sto in mezzo alla città e non prende. Cioè, ditemi voi se è normale. Ecco. All Morse Mutual operators are on call right now. Please try again later. Figli mio, ma fatevi operare, eh. Fatevi operare. Che cavolo. Non lo so, io quando vi dovrei chiamare, no? Più tardi. Provo a fare le cose mie. Che vi devo dire? Boh. Questi non rispondono, non fanno niente. Così, colà, ma vedo brutta. Cosa vedono i miei occhi? Però va detto anche sulle proprietà. Ci sono dei posti niente male. Sapete com'è? Questo è più moderno. Ci andrei a spendere giusto qualche soldo in più. Acquistiamolo. Così sono 10 posti in più. Mi compro il carro funebre. Quello lì. Che poi non so, può darsi che si può modificare quel carro funebre che già c'ho. Il problema è che fin quando non mi rispondono qui, perché continuano a dirmi, no, non abbiamo disponibili nessuno, cose colà, io non posso fare niente. Questo è il problema. Compriamoci questa, anche perché a me piace il fatto che c'è lo zombie da dietro. Una bomba, veramente. Vediamo, tomba del boia oppure... lo squartatore. Lo squartatore è bello perché c'è il rosso, quindi il sangue. Questo sì, ma poi tutto nero, poi così. Quella a cui più andavo a puntare sarebbe questa, rossa. E voilà. Ora vediamo se c'è qualche macchina di questo prezzo. Perché almeno un'altra me ne devo comprare, l'ultima. Volendo in realtà di questi prezzi, ci sono macchine che vorrei comprare che sono semplici, ma che modificandole diventano un bel pezzo di macchina. Noi direi, compriamoci questo. E voilà, cari ragazzi, abbiamo speso tutti i nostri averi. Andiamo al mio appartamento nuovo, ce lo vediamo pure. Uno spettacolo. Cari ragazzi, mi sono fermato un attimo a questo mio caro negozio delle modifiche per modificare un pochettino questa macchina. Ne vale la pena per queste auto, perché mi piacciono veramente tantissimo. Sarebbe l'imitazione della Subaru. No, della Subaru Baracca. Della Subaru Impresa. Forse da qui. Probabile. Sì. Questo qui. Ok. Bisogna fare un giro all'intenzione, ma vabbè. Per 10 posti in più, questo è altro. Comunque, possiamo vedere prima questo gioiellino. Guardate un po' il mio secondo carro funebre. Questo però, con questa livrea, ma il pezzo forte è proprio questo. Lo zombie. Inoltre, se ve lo stesse domandando, non ho la facecam perché si è andata a scaricare, quindi ciao. Vediamo un po', la porta è la stessa. Vabbè, il corridoio lo stesso. Vediamo. Scusate, ma gli interni sono gli stessi. Cioè, non è cambiato nulla. Vabbè, ragazzi, dopo questi acquisti, ci possiamo fare una bella bevu. Cioè, se è tolta la mo se la rimette. Ciuff, se l'ha rimessa. Vabbè, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non avete ancora fatto. E noi ci vediamo con la prossima puntata.
Bella ragazza.